nascondo i piedi biscotti. Sì, infatti. No, guarda, è tornato fuori di un po'. Monster! Cioè, è un mostro veramente forte. Sì. A questo punto è uno scherzo più. Food! Questa è l'educazione inglese. Esatto. È una questione di sopravvivenza. Come si dice? Ti sta rubando i biscotti? Sì, mi sta chiedendo i biscotti. Cioè, neanche le marmotte. Neanche le marmotte si comportano così. State passando alla storia, vi avviso. Ma dici che sono... No, cosa non c'è? So se vai. Le dita non mica... Senza dita dei piedi io avrei il 34. Ma cosa vuol dire le dita dei piedi? È anche il largo, conta anche... Dovrebbero cambiare anche i numeri delle scarpe. È che il 34 ce l'aveva ora. Bisognerebbe completamente cambiare. Tipo le zampe dietro di Olaf, secondo me, erano i 36, 35. Ma no, lunghe? Scusa, dai, Olaf c'aveva dei piedini così. Come li aveva? Così. Beh, Che numero era? 28. Però i cani hanno i piedi che non si congelano. Ah sì? No, non è vero. Ah, no. Se li porti a camminare tanto sul ghiaccio dovresti mettergli la vaselina sotto nei polpastrelli. Ah, sì? Perché li si gela. Da slitta. I cani da slitta. Però sono super resistenti. Sì. Però prima di partire in teoria ti dicono di mettergli sotto la crema nei polpastrelli, sì. La vaselina che lo protegge della cosa grassa, che lo protegge. Ma non so se gli scambi. Beh, mettevano il grasso di foca. Senti, io non so. Nella foca c'è tutto. C'è anche il grasso. C'è il grasso, il sangue, la pelle. Sì. Le mustache. Anche l'interiore sono prelibili. C'è anche la palla. La palla delle foche. L'intestino. Le foche giocano con la palla. Le foche avranno le palle sicuramente. Le femmine maschie giocano con le palle. Le foche maschie hanno le palle. Purtroppo è rimasta immortalata questa. Ma i trichechi è mica il maschio della foca, ignorante. Qua si rivela veramente. Beh, i trichechi, tu, aspetta, i trichechi, hai mai visto un trichechi con le palle? No. Ah beh, perché sono animali. Sono tutte femmine. Perché sono tutte femmine i trichechi, esatto. Sembrano maschi. Ma scusa, le palle ce l'hanno in mezzo alle pinne posteriori, non le vedi? Sì. Il tricheco è così, le palle ce l'hanno qua dentro. Anche il foco, scusa, il le foche maschio. Infatti lui fa così con le pinne per proteggersi le palle dagli attacchi. Le foche che abbiamo visto sdraiate sugli scogli non avevano le palle, manco una. E scusa, vuoi dirmi che c'era una foca così che no, si è sdraiata pancia in giù. Ma adesso vado a cercare su Wikipedia. Ma scusami, sono seal balls. Magari non sono tanto in vista, ma ci sono sì, hanno fuori delle robe. Quando abbiamo finito la discussione sulle palle delle foche posso smettere. Beh, perché così perché non puoi perdere neanche no. Una briciola. Perché mi sta filmando? Va bene.